Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Avrete già letto dal titolo, quindi già sapete di cosa andremo a parlare oggi. E vi state domandando se ho i capelli bagnati? La risposta è sì, sono appena uscita dalla doccia, spero non mi venga la febbre. Vi racconto un po' brevemente. Quest'estate su TikTok la mia home era invasa da Per te di Dupe, di questo Dyson. Chiaramente il Dyson costa 500, questo prodotto ne costava più o meno 30. E ce n'erano di diversi brand, quindi non nominerò il brand, ma vi farò vedere il prodotto direttamente. Ok, innanzitutto si presenta così, quindi plastica, e probabilmente del Dyson ci azzecca forse i colori. Diciamo che poi c'è questo più che il motore, la bocchetta del phon e le spazzole. Ma adesso proveremo tutto, quindi non preoccupatevi e alla fine mi dovrete dire se il risultato ne vale la pena oppure no. Io l'ho provato una volta, devo darvi questo spoiler piccolino, non ero rimasta molto soddisfatta, ma volevo darvi un'altra chance, quindi ho detto ok, lo utilizziamo in un video perché a tutti vengono bene e a me no. Magari sbaglio qualcosa, magari il prodotto non è di qualità, vediamolo subito. Per cominciare, quindi, questo è, diciamo, il motore del tutto. Del phon, vado a slacciare questo così, vedo se arriva la presa fin qui, se no sarà un problema. Direi di cominciare col primo pezzo, quindi la bocchetta del phon. Praticamente, come indicazioni, qui troviamo le velocità e qui semplicemente scritto push. Ok, quindi la bocchetta va incastrata tipo così. L'altra volta ci sono stata 2 ore in realtà. Tenetevi forti perché fa rumorissimo. Penso che abbasserò di un botto il livello di rumore delle clip. Queste qui sono rispettivamente la velocità in sequenza 1, 2 e 3. Uguale. Sono 3 velocità uguali. Oltre il rumore, appena acceso, fa tipo un po' puzza di bruciato, quindi quello che tipo mi scoppia in mano. Spero che ciò non accada, perché sarebbe molto epico. E per farvi capire, oltre alle potenze che praticamente abbiamo visto sono uguali, mi è arrivato già tipo tutto graffiato, danneggiato, ma va bene. Io sto attenta a questi particolari. Altre sì. 2 hours later. Non vi ho detto tra l'altro che è leggerissimo, ma penso si capisca perché è molto 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 cheap. Considerate che ancora le lunghezze non si vedono, ma sono tutte bagnate. Ma proviamo magari con un'altra bocchetta, quindi ovviamente questo coso diventa incandescente, quindi per toglierlo ho bisogno tipo di una tovaglia. Qua dice push, quindi premi e sfili via. Su qualche ciocca volevo provare lui per lisciarli un po' velocemente. Chissà, magari dopo questo video mi uscirò magari una piega della Madonna e dovrò ricredermi e diventerà veramente il dupe perfetto del Dyson. Tutto è possibile. Non so, amici, non so. Ha una potenza così blanda che cioè, praticamente sento che nemmeno li sta asciugando per il momento. Ma siccome ogni volta, cioè ogni volta no, ma nell'ultimo video in cui ho provato una spazzola di bellissima, che secondo me non era il top, però comunque funzionava. Proviamo quindi con i capelli un po' più bagnati, perché l'ultima volta mi avete rimproverato, tra virgolette, questo. So per certo che di solito non ho i capelli così crespi e pieni di nodi, e ve lo garantisco, cioè magari con la pioggia si diventano crespi, ma appena faccio la piega non sono affatto così. Vado un po' ad asciugare un altro po' questa parte qua perché è completamente zuppa, perché ho un sacco di capelli, e poi vado con gli strumenti per fare i boccoli. Qui in alto vedete che c'è una freccia verso l'esterno, quindi per fare i boccoli aperti verso l'esterno da questa parte. Magari mi seleziono già una ciocca e vado. Allora, io magari sarò un po' impedita, ma io vi assicuro che la potenza è così debole
che non riesce a tirare le ciocche dei miei capelli. Posso prenderla più piccola? Sì, proviamo. Vi giuro che è minuscola. La situazione è tragica. Raga, non so se si vede. È tipo un piccolo obbrobrio, ma questo è il massimo che riesce a tirar su dei miei capelli. Saranno tipo, non lo so, un filo di capelli, basta. Stop. Ma raga, chi si arrende, non so, inventatevi un detto qua sotto. Comunque provo la spazzola. Ok, già meglio. Però rimangono comunque super crespi. Provo ad andare avanti così con lei, vediamo come va. Dai, devo dire che un po' ce la stiamo facendo. Magari vi abbasso un po' l'inquadratura. Che fatica solo per questi due peli qua giù. E praticamente li sto boccolando più io con le mani che con questo phon, per così dire. Praticamente, non lo so, sarà passata mezz'ora e sono ancora qui con i peli crespi bagnati. E l'unica cosa che sto facendo è girarli praticamente attorno a questo strumento per dargli una piega. Quindi non so fino a che punto sia merito di questa cosa, perché io lo faccio anche con la spazzola di 3 euro di Shein e il risultato forse anche meglio. Sono leggermente ancora umidi, non so quanti capelli mi ha strappato via, facciamo finta di niente, ma questo è il risultato finale. Un mosso molto morbido che devo dire non è male, è carino, è super in trend per il momento. Dietro non li ho visti, quindi giudicate voi. Comunque, nonostante io qui sia da quasi un'ora a cambiare tool, a spazzolare, a tirare via, non so se si notano, forse no perché dietro comunque non è bianco, però sono rimasti i capelli un sacco crespi. Tra l'altro spero che questi baby hair che vedo qui non me li abbia spezzati lui. Scusate, un momento di panico. Sono perplessa perché non ho mai avuto questo problema. E essendo che qui vedo parecchi capelli sul tavolo e per terra, ok, io normalmente ne perdo un sacco, ma sembrano proprio spezzati e spero di no, perché sennò mi viene una crisi di nervi. Comunque, dovessi proprio dire questo tool è il più decente, direi ok lui, perché qualcosa abbiamo fatto. Ma raga, se il Dyson costa 500 euro mi viene da pensare che probabilmente c'è un motivo. Potenza diversa, materiali diversi, studio del prodotto diverso. Raga, questo è un giocattolino che tira via un po' d'aria, ti scalda un po' il capello, tra l'altro nemmeno li asciuga bene i capelli perché ha una potenza bassissima. Non lo userò mai più. Non lo userò mai più, non lo userò mai più. Quindi se potete, ok, comprate il Dyson. Non è una cosa per tutti, non l'ho neanche io, non so se lo avrò mai, ma ci sono tante spazzole in commercio molto più valide. Non prendete queste cose economiche, imitazioni di, raga, assolutamente no. E nulla. Il video di oggi quindi finisce qui, spero di essere stata in qualche modo utile a qualcuno perché ci ho rimesso i capelli. E nulla, io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!